Cari amici di Tele Ischia, buonasera. Eccomi di nuovo con voi per la seconda puntata di Da Ischia l'Arte, lo spazio culturale che il patrono di questa emittente, Enrico Buono, ha voluto affidare alla produzione di Bruno Mancini. Le puntate, come vi dicevo la settimana scorsa, spazieranno tra varie forme di arte, tra la poesia, il cabaret, la pittura e tutto quanto altro può essere classificato arte. E sicuramente potrete vedere durante queste puntate esprimersi personaggi noti e meno noti, perché questo programma, come vi dicevo la settimana scorsa, è un programma aperto a tutti e soprattutto aperto a tutte le forme d'arte. Bene, questa settimana vi parlerò di due argomenti fondamentalmente. Il primo è l'inizio di Ischia Teatro Festival. La Kermesse, che ormai è arrivata alla quinta edizione, ha ripreso anche quest'anno dalla scorsa settimana con una seguitissima commedia nella sala congressi Angelo Rizzoli di Lacquamino, e seguirà il 3 marzo con Frammenti di cuore, che lo spettacolo è andato già in scena con molto successo a Napoli poco tempo fa e che verrà riproposto proprio all'interno di questa kermesse dai ragazzi di Edoardo Gocciardo con la partecipazione del sottoscritto, che proprio per l'occasione metterò in scena un nuovo monologo in anteprima assoluta. La seconda cosa di cui, il secondo argomento di cui volevo parlarvi questa sera, è un'importante iniziativa di Lenois, cioè le nostre isole, che è il progetto che comprende tutto quello che noi solitamente facciamo all'interno di questo programma. Il concorso si chiama Adotta una poesia e le modalità di partecipazione del bando le potete trovare sui siti di Bruno Mancini, mgischia.com, o di Roberta Panizza, poesiedintorni.it, e naturalmente sulla bacheca Facebook sia di Bruno Mancini che di Roberta Panizza. Mi piace soffermarmi su una particolarità di questo premio. Questo premio di poesia è un premio di poesia completamente gratuito, cioè che non ha né tassa di iscrizione e nessun tipo di altro pagamento da effettuare per poter accedere. Questa è una cosa particolare che, soprattutto in questo ambito, non è molto diffusa. Infatti, per andare a fare un premio di poesia c'è sempre bisogno di versare una tassa di iscrizione o quant'altro. Infatti questa è la prima volta, forse in assoluto, che un premio di poesia viene messo a disposizione in maniera completamente gratuita. E infatti il motto di questo nuovo concorso è proprio questo: la dignità dei poeti non paga per essere eletti. E questa cosa a noi piace veramente, perché bisogna effettivamente dare possibilità e spazio, a prescindere dal versamento, a prescindere dalla tassa, a prescindere dalle varie sovvenzionamenti che si possono prendere dalla Presidenza del Consiglio o quant'altro. La realtà è che bisogna dare spazio a chi vuole fare le cose, a chi ha voglia, a chi ha talento. E il modo per farlo è proprio questo che hanno scelto Bruno Mancini e Roberta Palizza. E io sono assolutamente con loro, quindi invito tutti coloro che desiderano che le proprie poesie vengano lette, che le proprie poesie vengano esposte, perché io credo che chiunque faccia qualcosa, poesia soprattutto, lo faccia perché desidera esporre il proprio sentimento che in quel momento ha messo su quel pezzo di carta. E questa è una maniera assolutamente tranquilla e nella quale non bisogna spendere nulla. Quindi vi do un indirizzo a cui voi dovete troverete il bando di concorso per intero, che è mg@gmail.com. Bene, andiamo a ribadire adesso che il progetto La Noessa, le nostre isole, chiaramente è aperto a tutti, come vi dicevo la settimana scorsa, e che chi ha una reale determinazione a portare avanti il proprio io artistico, in qualsiasi esso sia lo spazio, sia quello teatrale, quello del cabaret, quello della pittura, quello della musica, quello della poesia, noi non aspettiamo altro che la sua partecipazione. Siamo qui ad aspettarlo a braccia aperte. Bene, non vi ruberò più tempo e vi lascio alla seconda puntata di Da Ischia l'Arte. Buonasera a tutti. Ora vi parlo un po' di me. Ho cominciato a mettere ordine in appunti che conservavo disordinati in qualche cassetto, a scrivere qualcosa di nuovo e a pubblicare tutto questo in alcuni siti internet intorno all'anno 2000. Da allora è nato in me, che da sempre ho amato la lettura, soprattutto di narrativa, un vero e proprio amore per la poesia.
Negli anni seguenti ho pubblicato con l'editore Aletti di Roma una raccolta di poesia, Le Mille Porte. Intorno al 2004 ho creato un sito di scrittura, Poesia e Dintorni, che è possibile reperire all'indirizzo www.poesiadintorni.it. Sono stata anche giurata in un paio di premi di poesia, uno organizzato in Sardegna e l'altro nella mia regione, ed in particolare nella mia Valle di Sole. Da qualche anno collaboro come direttrice artistica al progetto di diffusione della poesia ideato da Bruno Mancini e in questo periodo ho scoperto che occuparmi della poesia degli altri mi piace quanto occuparmi della mia. Ho una laurea di tipo di scientifico e sono insegnante. Occuparmi di progetti artistici mi realizza perché penso che ognuno di noi sia completo solo se esprime tutti gli aspetti della propria personalità, sia quelli razionali, sia quelli creativi ed artistici. Attualmente faccio parte della Commissione Cultura del comune dove risiedo, Vermiglio, in provincia di Trento. Roberta Panizza, Bruno Mancini, Luciano Somma, Nunzia Binetti, Lica Lapinska, Umberto Maselli, Virginia Murru, Clementina Petroni, Sasha Savastano, Alberto Liguoro, Franco Calise, Barbara Lofermo, Emanuela Di Stefano, Maria Calise, Antonio Spagnolo, Michela Zanarella, Donatella Verde, Santa Vetturi, Fulvia Marconi, Felice Serino, Alessandro Monticelli, Inaria Gale, Ellen De Gori, Vera Roche, Paul Polanski, Antonio Mencarini, ok, quanti poeti, mamma mia. Leggere, noi vogliamo essere letti. Questo è, voi siete ancora piccoli, ma quando diventerete grandi spero che leggerete, oltre che il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport, anche qualche poesia, non fa male. E quindi loro, ma diciamo noi in genere, vogliamo essere letti. Questa è la catarsi ambita, molto spesso inconscientemente, dalla maggioranza di coloro che si dedicano alle arti letterarie. Allora io vorrei dire, non tutti voi, ma magari qualcuno fra di voi, quando diventerà grande, scriverà delle poesie o scriverà qualche cosa. Allora se lo farà, vuol dire che l'unica sua aspirazione più grande sarà quella di essere letto. Altrimenti, chi scriva fa, capite? E quindi facciamo un applauso a loro e anche a voi, che quando diventerete grandi
scriverete qualche cosa, io mi auguro, facciamo un applauso ancora a Katia Massaro, a Rossano, ecco, Bruno Mancini, se lo meritano, loro sono dei bambini grandi, voi siete dei grandi piccoli, e questo è bello, che bello, l'abbiamo acquisito, ok. Bene, detto questo, ci sono, credo, due poesie da leggere adesso. Bene, quindi abbiamo queste due poesie, quindi vi chiedo un po' di silenzio. Due poesie sul mare. Sul mare, esattamente. Incominciamo dalla prima, però vorrei invitare a leggere Carmela Di Lustro. Facciamo un applauso. Di leggere la prima poesia sul mare, poi l'altra ve la leggo io. Sorridi a queste onde antiche, l'eterna patria di marinai senza paura, tu che viaggi sempre i vortici del nulla e non sai chimere per la chimia, le schiume d'arcobaleni e le incerte scie di luminosa pace. Rinuncia al guado in questo attimo di luce, ma non ti celi. Per chi ti cerca, urli come brace. Bene, allora intanto ora presento il secondo lettore, che è Massimo Bonino. Te lo passo subito, eccolo qua. Alla carezza gelida, rive odorose d'alghe, sabbia, costrutta forma di castello dalla fantasia fanciulla, pregna di sole e di sapore di pesce, vento, compagno di lunghe solitudini, soffio della mia vela, quand'era suo dominio il mare, quando sognavo nella tua ebbrezza regni, acque, d'assiduo moto risospinte a riva, sui miei piedi, docili, alla carezza gelida, acque, insensate, indomite, voraci, gracili giganti, deformati dalla fantasia del tempo, necessità di sonno al ritorno. Thank you.
ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri tu e tutte le espressioni dell'amore io le leggevo dentro gli occhi tuoi, quegli occhi che parlavano di isole, di sogni, di musica. Buongiorno a tutti, sono Massimo Valente, ideatore di Italia la Cultura. Cos'è Italia la Cultura? È il portale della cultura in Italia. Mette insieme due bisogni, due esigenze. Uno, quello degli operatori culturali di diffondere tutta la loro produzione, tutto quello che loro creano. Dall'altra parte, incredibilmente, c'è un sacco di gente che vuole essere informata costantemente di tutto quello che viene prodotto. Con Italia la Cultura abbiamo creato lo strumento che unisce queste due esigenze. Qualcuno di voi si starà chiedendo, ma che differenza c'è fra Italia la Cultura e i tanti siti che esistono in ogni comune d'Italia di raccolta di eventi? Beh, le differenze sono tante, io vi invito a visitare Italia la Cultura per scoprirle tutte. Ma ora vi segnalo la più importante di tutte, a mio avviso, è che Italia la Cultura contemporaneamente a livello nazionale e a livello locale. A livello nazionale perché abbiamo la stessa veste grafica, lo stesso modo di leggere gli eventi in ognuno dei comuni d'Italia. A livello locale invece cosa abbiamo? Abbiamo un coordinatore che coordina tutti gli operatori. Ognuno di loro avrà la possibilità di cambiare, di mettere i dati, di modificarli in tempo reale. Per cui avremo una raccolta dettagliata di tutto quello che viene prodotto in ognuno dei comuni italiani. L'insieme di queste due forze cosa dà? Dà che tu puoi entrare nel tuo comune e a partire dal tuo comune trovi non solo le informazioni del tuo comune dettagliate, ma quelle di ogni comune vicino per un raggio di 50 km. E questo è possibile solo avendo un contenitore comune, com'è Italia della Cultura. Sono Antonella Moncada, coordinatrice di Italia della Cultura per la provincia di Bari. Sono responsabile dei coordinatori che si occupano di intercettare e inserire gli eventi che si sviluppano nei singoli territori, eventi legati non soltanto alla musica, al teatro, al cinema, ma anche a sezioni collaterali come corsi, natura, escursioni ed arte. Ciao, sono Daniela Mattia, General Manager di Italia della Cultura. Nella vita coltivo due hobby, il teatro e la lettura. Su trani.italiadellacultura.it è stato possibile trovare un evento tipo i Dialoghi di Trani, che oggi in questa splendida cornice del Castello di Trani va, lasciatemi dire, in scena per tutti gli amanti della lettura. Sono Marco De Biase e mi occupo nel progetto di Italia della Cultura della cura del marketing e del content. In Italia della Cultura promuoviamo eventi come quello che sta per iniziare nelle mie spalle, un concerto di musica jazz, ma Italia della Cultura non è solo questo, è anche mostre, cinema, teatro. Ve lo consiglio per rimanere proprio al passo con la cultura.
l'amore che mi perseguita di lunghi solchi di rossore, fino a gonfiare l'anima di lucide emozioni, si è buttato nel rovescio di calde lenzuola e ha rivelato silenzi al migliore degli istinti. Viene dal tari di pelle a un brivido puntuale, follemente vitale. Ai tuoi occhi io mi appendo e bevo quel sorso di delirio grande e forte, abbondantemente maschile, che cavalca vene e memoria. È l'estasi del desiderio a lanciare presagi di piacere, a deporre dolcezza a destino che scorre. Sotto il fogliame di un respiro annega la mia linfa sul tuo azzurro. Arte, accorrete da me, muse, voi che sempre mi ascoltate e rendete più leggero il macigno che trascino. Non offusco i miei pensieri con bevande inebriante, che la pena mi addormenta e mi sveglia con l'amaro. Non mi servo il finto gaudio derivante d'artificio. Io ricerco il senso vero che accarezzi il mio dolore. Mentre andavamo in primo piano, necessari legami di vorrei essere stato in questo tempo. Languivano una volta, mentre ancora non erano state scoperte le nuove virtù eccelse di molte tribù astrali, e credevano di capire i modelli superiori di effervescenze autunnali quando non entrano nelle celle arse gli spruzzi di approssimate ugge, i segnali di volatili e nuvole di fumi e di vapori distratti. Oggi non è Natale, mi coccolo pulsando. Oggi non è ancora. Oggi non è un altro giorno. Oggi non è ancora un giorno. La rubrica I nostri video termina qui. Nella speranza che sia stata di vostro gradimento, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Se desiderate contattarci o inviarci vostro materiale, potete scriverci al seguente indirizzo mail: mgischia@gmail.com.